Purtroppo ieri mancavano i comuni della, buona parte dei comuni del Messinese, alcuni dei quali hanno un potere interdittivo rispetto alla possibilità di altri comuni di aderire o meno al libero consorzio, tanto che alla fine si è deciso di rifare un'assemblea a Taormina, ma dopo un passaggio intermedio dei comuni del Messinese. Cioè abbiamo chiesto che i comuni di quell'area si riunissero prima tra di loro affinché arrivassero ad una determinazione congiunta per poi poter lavorare insieme. I comuni che eravamo lì eravamo tutti convinti del passaggio, purtroppo ne mancavano altri, non sappiamo quali sono le loro determinazioni e siccome abbiamo e sappiamo tutti che per costituire un libero consorzio sono necessari 180.000 residenti in quei comuni, la mancanza di alcuni di questi enti potrebbe pregiudicare quel percorso. Dico, alla fine abbiamo ribadito, ma questo lo conoscevamo, i comuni presenti, l'intenzione di aderire a quel libero consorzio, le prospettive per una comunità vasta di autodeterminarsi rispetto alla possibilità di rimanere nell'area residuale del libero consorzio di appartenenza, quindi da Caltagirone fino a Calatagliano, e la possibilità di intravedere in questa unione le possibilità di sviluppo.